Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ed ebbene sì, sono sempre io, Mister L, e siamo qui in questo nuovo gameplay di Eve. Quindi ragazzi, Eve di sicuro ne avete sentito parlare, è uno di quei giochi a pixel visto dall'alto che ci ha portato lo stile di Paranoiac e The Sandman. Però al contrario, questo qui è veramente molto bello, l'hanno portato praticamente anche gli YouTuber più famosi d'Italia, l'hanno portato in tanti. Io, permetto, me lo sono, sto registrando a finestrella, lo so ragazzi, il gameplay lo vedrete piccolo, tipo la maggior parte dello schermo sarà nera, ma o lo vedete in piccolo, ah cazzo, qui ho. Praticamente qui stavo andando, perché io qua l'ho già giocato questa parte qui ragazzi, e non me l'ha registrata perché laggava. E praticamente qui non dice proprio nulla di importante, tanto potete leggere senza problemi. Ho anche problemi a capire la calligrafia io. Praticamente ci dice che un giorno siamo andati al museo, fine. Le scritte all'inizio sono inutili. La storia è anche qui pressappoco inutile, come Dark Souls. Cioè, ci dovrebbe essere, ma è molto limitata. Il volume è così alto che non sento la mia voce. Ok, questa qui è nostra madre. Beh, siamo arrivati. Penso è la tua prima volta in un museo d'arte dove ci mettono tutti i quadri, quella lì è la gallery. Giusto, Ib? Siamo noi, Ib. Siamo una bambina che va al museo, ma adesso diventa inquietante a livelli assurdi. Io ho la luce accesa, ma perché altrimenti mi viene ad addormentarmi, no? Perché ho paura. Quindi, siamo venuti qua a vedere l'esibizione di un'attrice, una di quella che fa i quadri, il nome è Guerlena. Vabbè, non ha importanza. Quando sei su YouTube, ragazzi, a causa dell'ansia, della fretta, ci si dimentica i termini a bestia. Sì, potevamo vedere un sacco di robe. Sono sicuro che te le godrai, Ib, grazie mille. Questo è il nostro padre. Inutili, fate, non vi ricordatevi neanche la faccia. Andiamo alla reception qua. Qui ora. Bellissima la musica. Ehi, vuoi andare avanti? Ok, va pure avanti. È così che si fanno entrare i bambini legalmente al museo. Ma solo fa pian piano quando sei nel museo d'arte. Non vogliamo essere rudi. Non dobbiamo, tu sei buona, non dobbiamo preoccuparci per questo. Ok. Quindi, allora, prima di cominciare, i Kriz mi hanno fatto notare più di una volta che dico ragazzi troppe volte, quindi vi chiamerò popolo di YouTube, gente, popolo, tutte robe varie. Un attimo che voglio vedere qui. Ah, qua si vede il fuori. Guardate, è fatto bene perché se io vado qua dietro, vediamo che succede. Non andare lì dietro, Ib, bravissimi, perché c'è la reception. Qui noi potremmo vedere un sacco di quadri, come possiamo vedere. Ma Lady, ragazza nel giornale, questo tipo qui non ha un cazzo da dire, neanche questo. A volte noi, no, siccome siamo bambini, vedete, punto di domanda, non sconosciamo le parole, non conosci questa parola. Worry, preoccupazione. Tutti i quadri che io... Sono inutili, ragazzi. Sono, cioè, come dire, ebbe... Non servono molto. Incredibile, non è vero? Questi tipi sembrano perfetti nel nostro soggiorno. Ok. Sì, adesso ragazzi, inizia in... possiamo anche parlare. Scusami se mia figlia ti dà fastidio. I will Achille, mammy, there Achille picture. Ah, Kitty. Voglio un gatto, mamma, c'è un quadro del gatto. Sì. Ho capito, ma sta calma, ti ho detto di non gridare. Ok. Ah, guardate che si girano anche, fate bene. Fate bene proprio che si girano, mi piace. Poi qui, a parte questo, è tutto inutile. Ecco qui la parte importante, eccoci arrivati. Non conosciamo la parola. È successo qualcosa? Un blackout. La musica si affievolisce a bestia e... Cosa mi dice qua? Nulla di importante. Un divano fatto di liquirizia, cos'è questo? Sedia riservata. Ah, è un tipo una poltrona con del filo spinato. Ma cos'è successo qui che non c'è più nessuno? La morte dell'individuo. Mi sono studiato un sacco di arte. Che faccio storia dell'arte, più anche in inglese che facciamo un sacco di... Studiamo i dipinti. Proprio ho preso la mano ormai. Qui potremo salvare. Esatto, file 1. Qui ci abbiamo... C'è un qualcosa qui. Non voglio leggere, mi dispiace. Ok, non sembra sbloccata, ma non si apre.
Ecco qua, cominciano i paranormal activity. Un attimo che voglio vedere qui cosa c'è in questo quadro qua. Ah sì, è perfetto. L'esibizione di Guendalina c'entra con quel quadro lì. Ricordatevelo, ragazzi, lì vediamo gente passare. Non succede niente perché se ci diamo a parte. Ah, vaffanculo, non me la ricordavo questa. Non me la ricordavo, non me la ricordavo proprio. Ti assicuro il gameplay, visto che sto registrando nemmeno metà un terzo dello schermo, non può laggare. E se lagga, giuro che do le dimissioni da YouTube finché non mi arriva un Xbox One. Ecco qui. C'è un liquido blu che sta scolando da questo dipinto. Ah, cazzo. Vieni, Ib. Come, Ib. I refuse, motherfucker. Vaffanculo il gatto. I quadri si animano, avete capito bene? I quadri si animano. Cosa mi dice il gatto? Your dark. La tua figura oscura, nera. I like mate. Non so che significhi. Oh, cos'era? Questo qui è l'albero di. Tego, Love, cazzo me ne frega, tree, ok. Mentre questo qui sarebbe. Non conosciamo la parola. E. Ah, fanculo, non me lo ricordavo questa. Vabbè che la frutta è caduta. Ora, se io non vado errato, bisogna andare. Esatto, infatti mi stavo già perdendo, ragazzi. Bisogna andare. Poi ci sono molti personaggi. Bisogna andare qui. Non c'è nessuno attorno. Ma ne ero già accorto. Cazzo. Benvenuto nel mondo di Guardalina. Noi ci ringraziamo molto per essere venuto qui oggi, immagino. Stiamo correntemente tenendo un cazzo me ne frega. Per il grande artista Guendalina. Speriamo che voi ve la possiate godere un sacco. Per la Guendalina. Perché Praise the Sun. Che per le sue creazioni. Che sono molto belle tutto quanto. Non conosce alcune parole. E bla bla bla. Aspetta. Cosa dice? Ah, well. Meaning. Ah, ok. No, non sta. Non penso che bisogna analizzare per forza tutti i quadri. Ah, qui non mi ricordavo. Cosa mi dice che vedo coriandoli? Spiril. Non conosciamo la parola. Vaffanculo. Qui non ero andato la volta scorsa. Non mi ricordo. No, sì, c'ero andato invece. Però non mi ricordo, non mi ricordavo perché devo andarci per forza, penso. Altrimenti non succede. Infatti. Una rosa con. Qua ci dice. Leggetevela voi, ragazzi, non c'ho voglia. Me lo ricordavo te invece. Me lo ricordavo, Lezzo, che tu starnutivi. Vabbè. Cazzo devo fare ora? Ah, devo leggere prima, è vero. Non si sa del fondo. Un mondo dove l'uomo non sarà mai, non so che significa gland, leggo anche male perché non capisco la calligrafia. Tu, non so questa parola, hai deciso che io avrei. Na, 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 non so conosce alcune parole. Porco il cazzo, però, io so dove devo andare, però. Ok, ho capito ragazzi, aspettate, portate pazienza. Io il gameplay non lo taglio perché già ho poco tempo per registrare, quindi non lo taglio, ma tanto per mezzo della mia voce farò di tutto per poter rendere il gameplay interessante e divertente. Ecco qui, qua mancava la scheda da leggere. Vieni giù, Ib. Ti mostrerò qualcosa di segreto, volentieri. Quindi, rifacciamoci tutte le strade, noi siamo. Non so ragazzi se ho dimenticato di dirvi qualcosa riguardo al gioco, perché io come vi ho già detto il gameplay l'ho già fatto. E quindi alcune robe di sicuro io non. Cioè, non ho voglia di perderle. Ok, bisogna tuffarci. Pam. E ora siamo nell'orribile mondo di quel cazzo che è. Non so da quanto sto registrando. Possiamo andare a destra e a sinistra. Un quadro blu e un quadro rosso. Il rosso puzza di sangue morto. Io mi ricordo che ero andato a destra, quindi andiamo a destra. Vieni, 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 vieni. Ci sono alcune rose di questo vaso. Prendiamole. I petali sulla rosa ci dicono quanta vita abbiamo. Cazzo. C'è qualcosa per terra? Una chiave blu. Quando la rosa. Ah, quando le rose vanno a zero, tu morirai. Praticamente diceva quello. Non ho neanche letto qui cosa c'è scritto. No, non pensiamo cavolo, siamo già al massimo. Tu e le rose siete. Ora il peso. Qua bello. Tu e le rose siete vincolate, immagino. Ora il peso. Ora il peso delle vostre. Loro sono il peso della tua vita. E non conosci alcune parole, che palle. Ha cambiato, mi sembra. Tief, ladro. Tief, porco il cazzo. Ok, è molto pericoloso ragazzi, può non sembrare, state lontano dalle pareti, state lontano dai dipinti, state lontano da qualsiasi persona. E salviamo ragazzi.
Abbiamo usato la chiave blu, per ora era una boiata. Ecco qua però succedono le prime. Ho fatto fin qui, ragazzi, poi non mi ricordo. Andiamo a destra, dico io prima. E qui c'è un crepaccio, non ci possiamo passare, porco il cazzo. Non mi metto ad analizzare ognuno di questi quadri proprio perché sono inutili. Prologo, capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3. Avete capito? Qui c'è il bozzolo, qui c'è il verme, cioè qui c'è il cucciolo di verme, qui il verme, qui c'è il bozzolo e qui la farfalla, se potete vedere bene. Ok, qua ci dice... sta attento alle pareti, immagino. E infatti, ragazzi, io lo faccio solo per mostrare... ecco qui, ci fanno male. Porco il cazzolo. Ok, salviamo di nuovo. Io salvo sempre, ragazzi. Ah, ecco qui. C'è il quadro di una formica. Il quadro di una formica. Rimuovilo. Abbiamo preso il quadro, bene. Però io qua c'è la chiave. È bloccato, ok, bene. Così non abbiamo neanche, come si dice, la paura della scelta, robe varie. Qui per terra c'è anche un insetto, se guardate. C'è un puntino nero che si muove, sarà un insetto. Almeno il gameplay a finestra piccola viene su a in definizione più alta, diciamo, che vederlo a schermo intero. Quindi c'è un... Se non l'avevo già detto prima, perché mi distraggo tanto su YouTube con i discorsi. Perché devi sempre cercare di parlare. Ah, avete visto la formica che si è schiacciata. Una cosa bellissima che mi ha detto iCriz, ragazzi, è che tu... No, anzi, no, non ve la... No, sì, dai, ve la dico un attimo. Prendiamo la chiave verde, ma ora succedono robe brutte. Cazzo! Ci insegue, ci insegue, ci insegue. E ci segue anche qua ci segue. Cazzo, oh Dio, si è bloccata, grazie al cielo. E se io torno indietro, scomparsa, bene. I Chris mi ha detto che se uno è depresso e vede uno youtuber che è più depresso di lui, non si diverte. Quindi devi per forza essere un esaltato della miseria, tipo un drogato. È il modo migliore per intrattenere su YouTube. Ah, il pesce bastardo. Ok, mi sto stancando. Vediamo cosa dice qui. Ah, brutta roba, non mi ricordo. Vuoi giocare a nascondino? Io se, ognuno, alcune di queste robe qui si aprono e sono inutili oppure ci fanno dei danni. C'è un pezzo di pesce. Sì, lo so. Io andrei qua. Premiamo, praticamente c'è una finestra. Premiamo e... Porco il cazzo, oh, pessima scelta. Ok, dà soltanto fastidio questo. C'è un... sempre la stessa roba. Oh, l'abbiamo trovato, bene. Mi hai trovato. Ecco la tua ricompensa. Ed è caduto questo pesce. Abbiamo la testa del pesce. Voi direte, dobbiamo darla al gatto. Esatto, ma non solo la testa, ci vuole qualcos'altro. E qui mi ricordo, ora qua c'è una roba brutta. Porco il cazzo. Una rosa, non l'avevo vista. Il ritratto di una rosa, ok. Una scatola mezza aperta che ci tira l'attenzione. Ci sono alcune vecchie robe dentro, non ho capito. Beh, io cosa dovrei fare? Ah, un attimo, La scatola è vuota. Ah, ok. Vedete che ora si muove? Occhio che si muove il bastardo. Non ancora, che altro devo fare? Ah, un vaso pieno d'acqua. Mettiamo la rosa che ci ricarica. Bene, e siamo... ok, bene. Oh no, io all'inizio non mi ero messo ancora intorno perché non sapevo che fare. Bastava stare fermi. Lì c'era una crepa, lui è andato sulla crepa e si è rotto. Abbiamo trovato la coda del pesce che abbiamo unito nel pesce unico. Bene. Qua ci sono stato a aprire i manichini perché è un museo d'arte. Ci mettiamo il mesh intero. Metti il pesce. Mettiamo il pesce nel buco. Ah, che scena orrenda. Ok. No, sputa il bastardo, sputa. Pam, volevi pezzo. Cazzo, non pensavo mi facesse male. Vaffanculo, me le cerco a volte. E qui che c'è? Io ero arrivato fin qua la volta scorsa. Cos'è questo? Tu quando ti dimentichi, non me ne frega niente. Sta attento alle lingue. Alle lingue. Porco il cazzo, la mia dice sta attento alle lingue. Io dico quindi torniamo indietro. Non me l'aspettavo. E qua cosa mi dici? No, no, dovevo leggere. Dovevo leggere. Ah, brutta roba quella. La stanza dei bugiardi, noi dobbiamo riuscire a capire chi è e chi non è il bugiardo. Roba orribile, ragazzi. Ah, noi possiamo anche andare qui. Cavolo, qua poi io mi ero fermato lì, quindi qui non so proprio che fare. Io, ragazzi, il gameplay l'ho appena salvato, se non vado errato. Sì, l'avevo appena fatto. Quindi io interrompo qua il gameplay. E
E intanto facciamo un gameplay corto perché si è venuto fuori in un quarto d'ora, penso, immagino, andando a occhio. E ne faccio subito un altro mentre carico questo qui. E intanto vedo se vi piace o meno. Spero che il gameplay vi sia piaciuto e ci si vede. Andate a vedere il prossimo, eh. Ciao a tutti!